the morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Scenari di XXI secolo, parte 2. Vediamo adesso i quattro scenari espansi in dettaglio. Falso ritorno all'età dell'oro. In questo contesto ci sarebbe il prezzo del petrolio basso, grazie al successo dello shale gas nel breve e medio periodo, ma non nel lungo periodo. Questa circostanza favorevole sulle tecniche shale gas oil durerebbe sino a quando i prezzi sui mercati delle commodities non avessero riscontrato i danni da cambiamento climatico, ossia scarsità di acqua, caduta delle rese agricole, devastazioni da eventi atmosferici, cambi di clima per modifica dei jet stream, crescita dei prezzi delle terre fertili e migrazioni, ossia anche guerre. Non riscontrando nei mercati questi eventi, il prezzo del petrolio basso causerebbe un falso ritorno al periodo d'oro negli anni 1950-1960, con energia a prezzi costanti. La produzione d'auto sfornerebbe auto pesanti, energivore e con grossa cilindrata. Continuerebbe il gigantismo dei camion per autotrazione e sarebbe assai scarso l'uso dei mezzi pubblici nei paesi del primo mondo e secondo mondo. La domanda cinese e indiana dei consumatori del secondo mondo sarebbe soddisfatta con motori endotermici di tipo europeo e più risparmioso rispetto ai prodotti energivori di tipo nordamericano V8. Inoltre, si diffonderebbe la falsa convinzione nel mondo di poter raggiungere, specie per i paesi di Cina ed India, un lifestyle energivoro di tipo nordamericano o europeo, ovunque sulla Terra. In questo contesto, alte e senza controllo sarebbero le emissioni di gas ad effetto serra, sia per la componente umana quanto per il meccanismo naturale siberiano a positive feedback. Quindi ci sarebbe un'accelerazione del cambiamento climatico. Il problema della sovrappopolazione sulla Terra si legherebbe rapidamente, in modo inscindibile, al problema del climate change, inducendo scarsità di acqua potabile, cibo, terre fertili, materie prime ed energia. Gli effetti del climate change genererebbero necessità di migrazioni, ossia guerre, e prima ancora tensioni finanziarie. In questo universo definito falso ritorno all'età dell'oro, è ineluttabile la terza guerra mondiale, che non sarebbe mitigata come evento negativo sulla Terra. Quindi, in questo contesto, sarebbe politicamente importante per gli stati nazionali disporre di un potente hard power militare e delle sue capabilities per sostenere una terza guerra mondiale di migrazione. Catastrofe ultravioletta. In questo contesto il prezzo del petrolio sarebbe alto. Questo a causa dello scarso successo dello shale oil, shale gas e delle sue esternalità negative, con distruzione di terre fertili, inquinamento delle falde acquifere e quant'altro. Riscontrare tali costi oppure l'incidenza del cambiamento climatico con eventi negativi indurrebbe nel mondo la nascita di una massiva carbon tax sui carburanti fossili, la quale concorrerebbe ad un alto costo dei carburanti fossili, metano, carbone, derivati del petrolio. Le norme anti-inquinamento dei paesi del primo mondo sarebbero severe, queste impatterebbero sia per il segmento del riscaldamento e blocchi il traffico cittadino. Ci sarebbe una graduale rimozione del consumo di auto in città, con diffusione di bici e mezzi pubblici gratuiti. A seguire ci sarebbe il collasso del segmento city car a combustione interna e nessuna espansione del segmento city car a fuel cell in favore dei mezzi pubblici. Le auto sarebbero mezzo di spostamento solo a medio raggio e sarebbero sempre più efficienti con una crescita di chilometri litro.
nonché inizierebbe la diffusione delle auto ibride, oltre ad una graduale espansione del segmento auto elettriche ad idrogeno e fuel cell. Ci sarebbe una forte crisi dei produttori d'auto del primo mondo e calo del PIL nel primo mondo a causa di una severa ristrutturazione industriale e di una riduzione quindi del lifestyle. A seguire ci sarebbe un appesantimento dei debiti pubblici, sia per i danni dal cambiamento climatico, sia per crisi economica, in talune aree anche per cause di invecchiamento demografico, con inevitabili riflessi sul valore delle monete dei paesi e delle aree più indebitate. Quest'ultima sarebbe un'ulteriore causa di riduzione di approvvigionamento di materie prime, energia, semilavorati, eccetera. Sfortunatamente la domanda cinese, indiana e del secondo mondo sarebbe in espansione, quindi vanificherebbe tutti gli sforzi del primo mondo, in quanto il fabbisogno del secondo mondo sarebbe soddisfatto con energia da carburanti fossili. Inoltre, le utilitarie ibride di dimensioni piccole prodotte nel secondo mondo avrebbero grandi economie di scala e dimensione, con impatti sulle esportazioni di tali prodotti nei paesi ricchi, accentuando così la crisi dei produttori d'auto storici del primo mondo. Ci sarebbe un migliore efficientamento energetico dei palazzi e case nel primo mondo, un lento sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare, quindi un calo dei consumi elettrici, di metano e di gas a livello aggregato, con impatti negativi sul PIL anche per la flessione delle importazioni del comparto energetico, senza però subire sul mercato del primo mondo alcuna rimozione nel soddisfacimento dei bisogni della popolazione, consumi incontabilizzabili per autoproduzione ed autoconsumo. C'è da sottolineare che sarebbe rapida la crescita delle tariffe aeree e dei noli navali a causa della carbon tax. Sarebbe forte la riduzione del traffico aereo e navale, turistico e mercantile, quindi si ridurrebbe drasticamente la mobilità delle persone e delle merci a livello planetario. Ciò causerebbe una graduale nascita di squilibri economici e produttivi con scarsità di beni in vari continenti per riduzione degli scambi internazionali. Di riflesso ci sarebbe una forte caduta del turismo di massa come risorsa per i paesi, tranne per il segmento turismo, per le persone ovviamente molto ricche. In questo contesto ci sarebbe una graduale perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio e energia fossile in favore di una crescita dell'importanza dei deserti. Contestualmente ci sarebbe una lotta tra monete nei vari nazioni e blocchi politico-economici per nuove pratiche per coprire i saldi commerciali del commercio internazionale in scarsità di risorse. Sarebbe mantenuto il potere finanziario dei paesi petrolarabi, i quali, con politiche di diversificazione finanziaria, potrebbero favorire nuovi equilibri finanziari rispetto a quelli attuali nel commercio estero. Sarebbe attesa una graduale emersione dell'importanza dell'Australia e del Sudafrica e della fascia sahariana, assieme alla penisola araba, come luoghi per produrre ed esportare energia verde. Il Sahara probabilmente sarebbe controllato dal blocco NATO e ci sarebbe uno scontro militare a causa della sovrappopolazione e della migrazione subsahariana nel Nord-Est Africa. Sarebbero modeste le politiche di mitigazione nel primo mondo, nel secondo mondo e nel terzo mondo, circa gli effetti negativi del cambiamento climatico, anche a causa dei gas ad effetto serra già rilasciati. La strategia di adattamento dipenderebbe nei tre mondi essenzialmente da quanta energia sarebbe possibile produrre in una nazione rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare gli effetti climatici negativi. Ci sarebbero crescenti scontri militari per le fonti di energia, acqua e territori. La mitigazione climatica a livello territoriale, dati gli alti fabbisogni di qualche area della Terra, sarebbe non sufficiente per evitare la Terza Guerra Mondiale, anche a causa dei contrasti politico-economici e finanziari in un contesto molto competitivo in scarsità di materie e risorse, con presenza di un'alta sovrappopolazione ed impellente necessità di migrazione. Surrogazione inerziale esplosiva. In questo contesto il prezzo del petrolio sarebbe alto, anche a causa dello scarso successo dello shale oil shale gas, che sarebbe un fallimento a causa delle alte esternalità negative indotte da queste tecniche, nonché dalla valutazione degli effetti del climate change sui corsi delle commodities.
Sarebbe perseguita nel mondo una politica di sostituzione del petrolio con la produzione di carburanti sintetici derivati dal carbone. Questo indurrebbe un forte abbassamento del prezzo dei carburanti nei paesi industrializzati, causando solo un modesto efficientamento energetico di palazzi e case. Sarebbe molto lento lo sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare, mentre in Europa ci sarebbe una costanza dei consumi elettrici e di metano gas, una viscosità del PIL europeo e delle importazioni del comparto energetico. La sostituzione del petrolio con i carburanti sintetici accentuerebbe nel mondo il ratio delle emissioni di gas ad effetto serra, sia a causa della domanda cinese ed indiana, quanto per il meccanismo naturale dei gas ad effetto serra per il positive feedback in Siberia. L'accelerazione del climate change si legherebbe rapidamente ed in modo inscindibile con i problemi della sovrappopolazione, inducendo sia scarsità di materie, scarsità di acqua potabile, scarsità di terre fertili e necessità di migrazioni e quindi guerre finanziarie e poi scontri militari. Anche in questo contesto è ineluttabile la terza guerra mondiale, quindi sarebbe importante per gli stati nazionali il ruolo dell'hard power e delle sue capabilities. L'enorme domanda crescente di beni, servizi, energia, acqua, eccetera, sarebbe in espansione in Cina ed in India. La mobilità sarebbe soddisfatta con utilitarie tradizionali e ibride di dimensioni piccole. I produttori del secondo mondo avrebbero grandi economie di scala e dimensione ed uno sfruttamento massivo dei carburanti sintetici derivati dal carbone. Per limitare l'esportazione di tali autovetture nei paesi ricchi, comparirebbero dazi e contingentamenti per ridurre le crisi dei produttori d'auto del primo mondo rispetto alle larghe economie di scala e di dimensione dei produttori di auto del secondo mondo. Sarebbe lenta la perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio, mentre sarebbe rapida la crescita di importanza dei paesi esportatori di carbone. Presto si manifesterebbero sui mercati finanziari delle lotte tra monete e varie nazioni, blocchi politici e economici per una diversa metodologia di liquidazione dei saldi commerciali in scarsità di risorse. Ci sarebbe un mantenimento del potere finanziario dei paesi petrolarabi, i quali, anche con politiche di diversificazione finanziaria, potrebbero favorire nuovi equilibri rispetto a quelli attuali nel commercio estero. L'incontrollata emissione di gas ad effetto serra causerebbe una massiva incidenza del climate change, nonostante l'esistenza di una crescente carbon tax sui carburanti fossili e i loro derivati sintetici del carbone. Le norme antinquinamento avrebbero imposto limitazioni per riscaldamento e blocchi traffico cittadino, ma lenta sarebbe la conversione dei produttori d'auto verso veicoli ibridi con espansione del segmento city car ibride ed elettriche. Scarsa sarebbe l'espansione delle fuel cell, le auto sarebbero sempre più efficienti con una crescita dei chilometri litro in termini di rese. Ci sarebbe un appesantimento dei debiti pubblici degli stati nazionali, sia per costi indotti dai danni dal cambiamento climatico, in talune aree anche per cause di invecchiamento demografico, sia per inevitabili riflessi sul valore delle monete dei paesi e delle aree più indebitate. Ciò causerebbe un'ulteriore riduzione d'approvvigionamento di materie prime, energia, rare earths, semilavorati e quant'altro, tranne per il carbone e i carburanti sintetici. La mitigazione degli effetti negativi del cambiamento climatico sarebbe modesta e crescerebbero rapidamente le esternalità negative del cambiamento climatico a causa dei massivi gas ad effetto serra già rilasciati. La blanda mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e la scarsa strategia di adattamento dipenderebbe in ogni caso da quanta energia, la cui produzione impatterebbe di nuovo sul cambiamento climatico, sarebbe possibile produrre in una nazione rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare gli effetti climatici negativi. La mitigazione climatica a livello territoriale, dati gli alti fabbisogni di qualche area della Terra, non sarebbe sufficiente per evitare la terza guerra mondiale. Ciò a causa anche dei contrasti politici, economici e finanziari
in un contesto molto competitivo, in scarsità di materie prime e risorse vitali, in presenza di un'alta sovrappopolazione con impellenti necessità di migrazione. Efficiente condivisione tecnologica dell'austerità. In questo contesto il prezzo del petrolio sarebbe altissimo. Non ci sarebbe nessun successo dello shale gas a causa delle esternalità negative di tale metodo di produzione di energia. In questo contesto non ci sarebbe nemmeno una sostituzione dei carburanti fossili con surrogati derivati dal carbone, dato che primo mondo, secondo mondo e terzo mondo si avvierebbero rapidamente collaborando e cooperando pacificamente verso una nuova economia del solare termodinamico e dell'idrogeno, con un ampio efficientamento e rinuncia delle royalties da parte del primo mondo sul secondo e terzo mondo. L'incidenza del climate change indurrebbe un rapido abbandono dei carburanti fossili ed una rapida conversione nei paesi di tutto il mondo verso la produzione e il consumo di idrogeno. Ci sarebbe la totale rottamazione di tutte le auto a combustione interna e la loro sostituzione con mezzi a fuel cell per percorsi extraurbani. Nascerebbero dei kit per la conversione a fuel cell delle auto già prodotte. Inoltre ci sarebbe un collasso della produzione d'auto nel mondo, con conseguente crisi dei settori assicurativi e RC auto per minore raccolta. La crisi economica del comparto auto indurrebbe una flessione del PIL, parzialmente compensata dagli investimenti energetici nel solare termodinamico e superconduttori per politiche di conversione energetica. Inevitabile sarebbe l'appesantimento dei debiti pubblici degli stati del primo mondo, anche a causa, in Europa, dell'invecchiamento della popolazione, dei danni da cambiamento climatico e della forte caduta del PIL, con ovvie ripercussioni sul valore delle monete, sia nella circolazione interna sia nei cambi con monete estere. Ci sarebbe la caduta dei consumi elettrici per abbandono dei carburanti fossili e successiva crisi economica, quindi una caduta dei consumi voluttuari, oltre al conseguente collasso dei settori informatica, cellulari e segmento elettrodomestici, con impatti negativi sull'audience di tutti i media e scoppio di disordini pubblici e tumulti. Ci sarebbe l'abolizione del traffico urbano, la massificazione dei consumi pubblici di metropolitane, bus elettrici, biciclette, tricicli ed una diffusione della mobilità a piedi. Naturale abbandono del traffico merci su gomma con una sostituzione del traffico merci su rotaia e quindi l'inutilità di tutti gli investimenti pubblici in superstrade e strade rispetto a ferrovie metropolitane, piuttosto che smart high energy elettrodotti con superconduttori per ottimizzare il recupero dell'energia nel suo trasporto dalle lontane aree di produzione. Ci sarebbe un migliore efficientamento energetico di palazzi e case in tutto il mondo, con un rapido sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte solare, con conseguente calo dei consumi elettrici, di metano e gas per il segmento famiglie, quindi un calo del PIL nazionale del comparto energetico senza rimozione del soddisfacimento dei bisogni primari nella popolazione, consumi incontabilizzabili per autoproduzione ed autoconsumo. Rapida e pressante sarebbe la crescita della carbon tax, che impatterebbe sulle tariffe aeree e navali, determinando una forte riduzione del traffico aereo e civile, poi una caduta forte del turismo aeronavale e trasporto merci, con susseguente riduzione della mobilità delle persone e delle merci a livello planetario. Ciò indurrebbe una graduale nascita di squilibri economici e produttivi con scarsità di beni in vari continenti, a causa della riduzione degli scambi internazionali. Inoltre sarebbe marginale il turismo di massa come risorsa, tranne per il piccolissimo segmento del turismo per ricchi. Ci sarebbe una rapida perdita di importanza dei paesi produttori di petrolio e di energia fossile. Una esponenziale crescita dell'importanza della capacità degli stati nazionali di produrre brevetti e conoscenza ed implementazione tecnologica, che eviterebbe la necessità di importazione di materie e risorse, riducendo così sensibilmente la finanziarizzazione del problema, evitando di innescare guerre valutarie mondiali con punti di equilibrio sul commercio estero contrastanti.
Istantanea sarebbe la crescita dell'importanza dei deserti con una rapida emersione di Australia e Sudafrica e delle loro monete, oltre alla crescita di importanza della fascia sahariana, che assieme alla penisola araba sarebbero tutte aree di produzione e esportazione di energia verde. Ma il Sahara sarebbe controllato dal blocco NATO. Più alta sarebbe la mitigazione degli effetti negativi delle esternalità negative del climate change in questo universo. Tuttavia, a causa dei gas ad effetto serra già rilasciati, del meccanismo naturale siberiano incontrollabile, a positive feedback per rientrare dai problemi climatici servirebbero tempi assai lunghi. La strategia d'adattamento dipenderebbe da quanta energia sarebbe possibile produrre in una nazione rispetto ai fabbisogni effettivi per mitigare gli effetti climatici negativi. La mitigazione climatica a livello territoriale, che passerebbe anche dalla vendita di territori nazionali, cambiando la distribuzione delle risorse in Asia, considerando un'innovazione tecnologica condivisa senza royalties tra tutti i paesi del primo, secondo e terzo mondo, potrebbe essere sufficiente ad evitare la terza guerra mondiale, con l'eccezione del continente Africa, qualora non avessero mitigato la bomba demografica. Differenze tra gli scenari. Nel falso ritorno dell'età dell'oro, questo è uno scenario dove la necessità di una riconversione energetica planetaria è bloccata dall'inerzia energetica dello shale oil, shale gas e dalla finanza, che non risconta sui prezzi del petrolio, delle terre e dell'acqua i disastri della terza guerra mondiale e degli effetti del cambiamento climatico. Per cui, il riallineamento dei prezzi delle commodities energetiche è nullo e poi diventa istantaneo e brusco, tale da essere un elemento di scontro in un mondo ormai molto competitivo. In questo scenario, i problemi di cambiamento climatico proverrebbero dagli stock dei gas ad effetto serra già emessi dalle attività antropiche, quanto dallo scioglimento dei nitrati di metano in Siberia con positive feedback. Catastrofe ultravioletta. È uno scenario dinamico e competitivo dove la riconversione energetica è tentata dal primo mondo. Tuttavia, il secondo mondo e il terzo mondo non seguono gli sforzi del primo mondo, per cui le emissioni di gas ad effetto serra continuano a salire. In questo scenario, i problemi da cambiamento climatico proverrebbero dagli stock di gas ad effetto serra già emessi e da quelli emessi massicciamente per le attività antropiche del secondo e terzo mondo, mentre sarebbero ininfluenti le questioni degli idrati di metano e il loro scioglimento con meccanismi di positive feedback. Il riallineamento dei prezzi sui mercati delle commodities, materie prime, energia, acqua dolce, terra fertile, eccetera, è crescente e progressivo nel tempo e tale da essere concausa di forte e critica competitività nel mondo. Surrogazione inerziale esplosiva. È uno scenario dinamico e competitivo dove la necessità di una riconversione energetica planetaria è traslata nella falsa innovazione dei carburanti sintetici derivati dal carbone, con bassissima emissione di gas serra, che però non sono la soluzione, in quanto a livello aggregato i gas ad effetto serra per attività antropiche crescerebbero a causa del fatto che primo mondo, secondo mondo, terzo mondo si metterebbero tutti a produrre e bruciare carburanti sintetici. In questo scenario, i problemi del cambiamento climatico proverrebbero dagli stock del gas ad effetto serra già emessi, dalle attività antropiche attuali, quanto dallo scioglimento degli idrati di metano in Siberia, con positive feedback. Il riallineamento dei prezzi sulle commodities, materie prime, energia, acqua dolce, terre fertili, eccetera, è crescente e progressivo nel tempo, e tale da essere concausa di forte e critica competitività nel mondo. Situazione drammatica, non sminata dalla cessione dei brevetti sui carburanti sintetici dal primo mondo ceduti al secondo e terzo mondo. Efficiente condivisione tecnologica dell'austerità. È uno scenario molto tecnologico,
collaborativo che potrebbe emergere per volontà politica del primo mondo, o per la gravità della questione climate change, o per lungimiranza di politiche di lungo periodo sul controllo delle nascite in Africa e vendita dei territori russi della Siberia tra i vari competitor asiatici. In questo scenario, i problemi del cambiamento climatico proverrebbero dagli stock dei gas ad effetto serra già emessi, quanto dallo scioglimento degli idrati di metano in Siberia, con positive feedback.